Domenico Scalvini, Dario Ricaldone, Gianfranco Reboldi e Giovanni Nicoli, volontari dell'Associazione Sfera, sono partiti il 19 aprile per una missione a Kikwit, nella Repubblica Democratica del Congo. Il rientro in Italia è previsto per il prossimo 12 maggio. Un insieme di valori che noi vogliamo testimoniare per costruire la Maison de Paix, cioè la Casa della Pace, un villaggio polifunzionale nella lontana Repubblica Democratica del Congo. Sfera ha 11 anni e lavora grazie alle offerte di benefattori e ha portato a costruire in Congo, d'intesa con le suore francescane angeline e col movimento di focolari, una realtà significativa, una scuola materna, una scuola elementare. Adesso avremo una sartoria, una falegnameria, un'aula informatica, un centro professionale e una casa di accoglienza. Sfera è una realtà bresciana che si occupa di promozione sociale e cooperazione internazionale. I pilastri su cui basa i suoi interventi sono infatti sviluppo, fraternità, educazione, responsabilità e accoglienza. Nei 13 anni di attività dell'Associazione Sfera ha preso vita il progetto Maison de Paix, villaggio globale di educazione nella Repubblica Democratica del Congo, precisamente nella cittadina di Kikwit. Perché è una zona, tra l'altro, dove c'è né acqua e né corrente, per cui l'acqua la andremo a prendere, la prendiamo tuttora dall'acqua piovana per quanto riguarda i bagni, invece per quanto riguarda le cucine la prendiamo da un pozzo e stiamo un po' riorganizzando tutto. Adesso abbiamo appaltato i lavori della foresteria, che sono ben 12 camere, 2 appartamentini, un locale adibito a informatica, perché anche lì faremo scuola informatica ovviamente per i locali, ci sarà una cucina per questo ambiente e una sala che può essere sala sia per mangiare ma anche sia sala per condividere momenti, anche perché in questa struttura qui che chiamiamo case volontari ci saranno gli insegnanti della primaria, della secondaria, dell'infanzia e anche e soprattutto delle scuole di formazione. Infatti il prossimo passaggio, finito questo edificio qui che dovremmo finire per maggio, per fine maggio finito, iniziamo la scuola dell'infanzia, a rotazione stiamo portando avanti già il progetto degli ambulatori condiviso con la poliambulanza di Brescia. Dario, Domenico e Gianfranco, che sono già stati più volte alla Maison de Paix, si occuperanno del collegamento dei nuovi pannelli fotovoltaici e del conseguente miglioramento della rete elettrica delle strutture, oltre che della messa in funzione, del collaudo e dell'ampliamento del sistema idrico. Il territorio è privo di rete dell'energia elettrica e di acquedotti. L'impegno economico già speso è di 1,5 milioni di euro circa, ai quali si dovranno aggiungere quelli necessari per la realizzazione della scuola agraria e degli ambulatori, già in fase di progettazione. Allora, giù ci aspettano 10 giovani congolesi che collaboreranno con noi, sono aderenti al movimento dei focolari, quindi questo stage che faremo è uno stage anche di formazione spirituale, oltre che di lavoro insieme, di conoscenza, di collaborazione. Qualcuno di loro poi magari proseguirà in maniera permanente la collaborazione con noi. Non appena terminiamo i lavori che stiamo effettuando in questo momento, inizieremo con la scuola di formazione agraria, perché quello è un territorio per fortuna fertile, non stiamo parlando di un'Africa desertica ma di un'Africa abbastanza rigogliosa, e abbiamo ovviamente anche la scuola di informatica, che è fondamentale a fare servizio anche alle altre scuole per la progettazione, per la contabilità e per la comunicazione con l'estero, perché intendiamo utilizzare molto il sistema informatico per la formazione online.